Spina intanto che riesce a portare via il pallone riconquistandolo. Moore ancora, è caldo, questa volta però tocca il ferro, bravo Yaramaz, play sì, ma anche rimbalzista e doti fisiche di la Serie A. È entrato Andrea Traini, si parla moltissimo di Imbro, parla poco secondo me rispetto alle capacità che ha questo giovane ragazzo pesarese. Secondo me invece è un giocatore estremamente interessante. 13 punti in 17 minuti per questo rimbalzo d'attacco. 19-16, prova Barbour, Yaramaz ancora al rimbalzo difensivo, c'è anche tutta l'esperienza di Jurak. Gianmarco, questa è una squadra che tra le tante segnalazioni da fare, tra le tante sottolineature che hai fatto già tu, pagano l'esperienza a dare il meglio di loro stessi, ecco. A peso hanno la possibilità di giocare e adesso però devono giocare, questo è quello che penso io, lo stanno facendo. Contare quel signore con la maglia 14 al centro della, vicino proprio sulla lunetta, un ghiaccio che è ritornato nella massima serie e che adesso ha a che fare con un altro giocatore di grande esperienza nel nostro campionato, ovvero sia Silver Bryan. Intanto da un punto di vista commerciale. Sì, no, lo è per tutti, ovviamente la famiglia Angelico sta facendo cose per Biella che rappresentano il mantenere in vita questa società e non lo sta facendo. Matteo, questo Russell Robinson ha risposto bene nella prima partita, anche se forse deve davvero portare tante responsabilità in questa onda palla persa per lui. Pesaro allora ancora può attaccare provando a farlo con la testa tra le nuvole, sicuramente siete dei combattenti. Sì, questo sicuramente è un dato che di Cancellieri, proprio per questa mancanza di fiducia nel proprio tiro da tre punti. Prova ad anticipare Yaramaz su Traini, poi il consegnato da parte di Flamini. Era una regola particolare, proprio era una però un comma, sempre la tripla doppia, punti, assist e buffonate. Intanto è tornato in campo Reggie Hamilton che c'è a gestirlo, a far sì che riesca a dare il meglio di se stesso. Poi alla fine ad oggi non ce l'ha fatta nessuno, però sono convinto. Mentre il pallone nel canestro, due punti per Biella che deve cercare almeno di deve attaccare in crescendo. Rosariol va a questo quintetto che piace, mi piace meno, non mi piacciono. Mi piace questo quintetto con in campo contemporaneamente Antoine Barbour e Reggie Hamilton. Robinson continua raccolto, ma nessuno dei compagni di squadra del Biellese se ne è accorto altrettanto. Bravo Yaramaz, timidamente però ad avvicinarsi al canestro. Yaramaz finisce per terra, subisce due. Che sta chiaramente mettendo in difficoltà i lunghi di Biella, sta tornando sotto canestro. Adesso Robinson per Yaramaz, ancora buon primo passo il suo. C'è il. Si affidano al tiro dalla grande distanza, Yaramaz ancora va a canestro, consentendo poi a Braggins la conclusione. Sipopoulos si stacca a Mavunga che potrebbe ricevere, si preferisce invece far circolare il pallone per il tiro dalla grande, scadere dei 24 secondi. E Venezia che prende il possesso, l'accelerazione di Alvin Young che cambia mano in volo. 10, può correre Venezia, ancora Young che questa volta però perde la mano. 1:30 da giocare, 12 secondi per l'attacco di Biella. Yaramaz che preferisce scaricare per Robinson. Robinson che poi attira su di sé il raddoppio difensivo. E preda di Williams ovviamente. 10 secondi per amministrare questo ultimo attacco. I secondi sono diventati 3. Ci si affida al tiro della grande di Bulleri che scheggia il ferro. Si conclude così. Azioni abbastanza confuse. Yaramaz ancora per Biella che preferisce scaricare a Johnson che poi. Biella che è tornata un punto avanti, Venezia che adesso si affida alle mani di Zorowski, dominante lo scorso anno a Montegranaro, quest'anno non si è inserito granché, complice anche una rotazione lunghissima dei 12 potenziali titoli di punti per partita in questa stagione con l'11° punto. Yaramaz che fa tutto da solo, a una mano per l'altro giocatore che ha iniziato con il freno a mano tirato per Venezia, ovvero sia Shevchik, anche lui rallentato da problemi fisici in apertura di stagione, ha un gran tiro Yaramaz, soprattutto quando entra in striscia.